cittadino chiede di poter entrare all'interno di una delle case popolari, che viceversa invece vanno obbligatoriamente per legge assegnate in base a quelle che sono le graduatorie vigenti. Quindi noi oggi come comune andiamo ad assegnare 4 alloggi di edilizia popolare che verranno assegnati obbligatoriamente in base alla legge secondo le graduatorie, perché le case popolari non sono case di proprietà del comune che il comune dà liberamente a sua discrezione a chi si trovi in una condizione di bisogno, ma vengono assegnate in base a graduatorie. Il cittadino in questione, al tempo in cui uscì il bando, non poté entrare in graduatoria perché era proprietario, e una condizione che impedisce di partecipare ovviamente a questi tipi di bandi è quella di essere proprietari di alloggi privati. Ora, rendendoci conto della difficoltà di una famiglia con 3 figli minori, abbiamo già proposto al cittadino che nel momento in cui lo sfratto avrà la sua materiale esecuzione, noi ci faremo parte dirigente come amministrazione per inserirlo all'interno di un alloggio che ovviamente sarà un alloggio privato e il cui affitto verrà pagato per un determinato lasso di tempo da parte del comune, proprio per evitare che la famiglia rimanga in mezzo ad una strada. Preciso tra l'altro che noi dovremmo comunque avvalerci di un alloggio privato, perché il nostro è un piccolo comune, noi non abbiamo nessun tipo di appartamento, casa singola eccetera di nostra proprietà da poter utilizzare a queste finalità. Inoltre, rispetto al cittadino in questione, sono già da tempo in atto una serie di misure per sostenere la sua situazione di difficoltà, a partire dalla corresponsione di buoni spesa, a partire da tutta una serie di agevolazioni che logicamente vengono date in base all'ISE, a partire dal fatto che i figli di questo cittadino che usufruiscono del servizio di scuola materna, del servizio mensa, piuttosto che del servizio di trasporto, eccetera, già attualmente non pagano nulla per usufruire di questo tipo di servizi. Io credo che come amministrazione più di questo francamente non possiamo fare, però è del tutto evidente che la soluzione sarà quella di trovare a questa persona un impiego lavorativo, ed è per questo che stiamo lavorando. Purtroppo però la crisi colpisce logicamente tutto il territorio a 360 gradi, compreso anche il nostro comune. Sindaco, ricordiamo anche che lei mi diceva che a novembre potrete fare un altro bando, giusto? L'attuale graduatoria era scaduta a novembre del 2013, poi in base a una legge è stata prorogata fino a novembre del 2014, quindi ovviamente il nuovo bando uscirà prima della scadenza dell'attuale graduatoria, in modo tale che dal novembre 2014 si apra la fase di una nuova graduatoria. Ma anche in quel caso la nuova graduatoria andrà ad assegnare degli alloggi nel caso in cui alloggi liberi e disponibili da poter assegnare esistano materialmente.